Siamo alla live con Marvi Manzoni. Ciao a tutti. Che presenterà e ci disegnerà un po' qualcosa, bravissima fumettista italiana. Ha un cappellino che non si può guardare, ma per il resto è bravissima. È un cappello bellissimo, Luca. Fidati un po', così lo vedo bene perché... Cioè, ecco, scusate, un bellissimo, il bellissimo cappello. L'ho vinto in un giveaway. Va bene. Assolutamente qui, questi qua sono apposta per sedersi. Prego. Ila, alzati che tu c'hai le gambe lunghe. Appunto, madonna. Io incomincio? Esano. Eh? Io incomincio? Vai dove vuoi. Incomincia pure. Allora. Allora. C'hai le brache? Parliamo un pochino di te, Marvi. Dimmi tutto. Chiedimi tutto. Chi sei? Allora. Cosa fai? Chi sono? Sono un aspirante fumettista. Perché aspirante? Sì, non mi considero fumettista completa finché non ho una pubblicazione che sia con un editore. Come sei giapponese? Eh sì, sono un po' giapponese. E no, questa cosa è terribile, scusate. E ho 22 anni. Ho studiato per fare fumetto e adesso sto studiando per fare illustrazione. Dove studi? Dove hai studiato? Cosa hai fatto? Dici un po' di informazioni utili per noi che vogliamo diventare bravi come te. Ho incominciato a studiare quando stavo al liceo, alle Manga Summer School, perché in quel momento era anche una delle poche cose dove potevi imparare a disegnare manga. Dopodiché, visto che mi sono trovata molto bene, ho deciso di iscrivermi all'Accademia Europea di Manga e lì ho fatto 2 anni di corso di fumetto manga, dove appunto ho imparato dalle basi del disegno, della sceneggiatura fino alle cose più avanzate. E dopodiché, finiti gli anni, mi sono iscritta invece alla Nemo per studiare illustrazione e affrontare meglio il colore, perché comunque ritengo sia una cosa importante. Ecco, diciamo, tu hai affrontato entrambi i campi, nel senso sia illustrazione hai detto che Sia illustrazione che fumetto. Quale preferisci dei due? Oh, è una domanda troppo difficile. La passione è la stessa per entrambi. Poi forse il fumetto, perché è più facile raccontare qualcosa e perché è la modalità che più ho usato finora, perché l'illustrazione, per quanto a casa sì, posso disegnare, potevo fare cose per me, non l'avevo ancora mai affrontata così nel dettaglio. Sì. E quindi per ora forse fumetto, ma chissà che magari non cambi e illustrazione diventi la mia preferita. Certo, non si può mai dire. No. Bene, e parliamo un pochino del motivo per cui sei qui in fiera tu. Perché Luca non aveva più persone da invitare. Spiegalo anche a me, perché l'ho invitata? Allora, diciamo, perché l'ho invitata? Tu sei qui perché hai fatto avevo del tempo libero da darle. Lo sapevo, ma era sicuro? Allora, non interrompere una domanda intelligente. Ma la stai facendo all'ospite sbagliato la domanda intelligente. Come sei simpatico, Luca. Con lei è ancora più divertente prenderla in giro, perché per malosa. No, vabbè, cioè per queste cose non me la posso prendere. Diciamo, tu sei venuta qui con un tuo fumetto, giusto? Sì. Belin, detto anche. Belin, detto. Belin. Bilai. Perché questo titolo? Spiegaci un pochino. Il titolo è stato... Doveva essere... Bilai sono 2 storie, una scritta da me e una da H. E volevamo che il titolo potesse corrispondere ad entrambe. È stato scelto insieme, è una parola inglese che significa dai, devo fare 2 cose insieme, mi devo concentrare. Anche l'inglese adesso. No, significa nascondere, non
non essere veramente... non è mentire, ma quasi. Ora scusate, ma sono in panico da live e non vado oltre. Sei stata chiara, stai tranquilla. Tutto questo pubblico, tutti e 4.000... Vero? Ma è dover disegnare che... Ma Luca, ce ne avevi davanti 200? Certo, 200 infatti che non ti guardavano, fatto... ma che erano lì semplicemente a riposare le gambe. Ma comunque... E infatti ho fatto un disegno di cacca, però almeno ero su carta. È vero, a Luca eravamo su carta perché i nostri potenti mezzi non erano ancora dei potenti mezzi. No, esatto. E il nostro potente fonico non era ancora... Potente fonico. Ok. Torniamo un pochino a parlare di Bilai. Ok. Questo appunto fumetto molto breve. Sì. L'hai fatto in collaborazione con una tua amica e collega. Sì, esatto. Che è Deborah, che domani avremo come ospite. Beh, è anche... Pensavo Barbara. Scusa. Pensavo a Deborah adesso, che domani avremo come ospite okay. Anche lei alle nostre live. Ah sì? Ebbene sì. Ho invitato anche lei. Ebbene sì. Avevi troppi buchi liberi, Luca. Cioè. Luca cuor veramente, gentile. Veramente, veramente. Beh. Che gente che inviti, cioè. Pure tu. Ma te ci hai già invitato anche tre volte oramai. Tre ma infatti si saranno rotti le scatole. Comics, adesso qua, basta. Questa è l'ultima volta. Poi se continui a mettere cappellini del genere, mai più. Ma un'altra volta non avevo il cappellino. Ero più seria. Comunque stiamo uscendo sempre off topic, cioè tutte le volte che vuoi insultare Marvin mi fai perdere la domanda. Ma io sono in cintura nera di off topic. Di cazzate soprattutto. sì, di cazzate. Quindi tu hai fatto questo manga con appunto Deborah o sì. H, come si fa a chiamare. E da cosa vi è nata la necessità di fare questo fumetto? Allora, sono un paio d'anni che si sta lavorando a una pubblicazione per Lavoro Manga Edizioni. Dopo 2-3 anni che comunque si sta ancora lavorando sul name per cercare di far diventare la storia il più perfetta possibile, sentavamo il bisogno di uno sfogo, di poter disegnare tavole non solo name senza vincoli. Scusate, diciamo. Questo disegno è terrificante. E quindi abbiamo deciso, anzi, in verità è stato... No, scusa Marvi, perché non ci posso credere. La gioia di Ilaria. Questo è cazzo di cornacmuse, parlo sempre... Ma tu stai scherzando? Quando io faccio una minchia di domanda. La prossima ripresa sarà un tizio grosso pelato con il kilt con la cornamuse infilata io gli nel metto, sedere. Cioè io ci metto Ilaria le trappole per orsi adesso, lì, voi non capite. Ilaria, al Romix passavano ogni ora. Cioè, mi istigano la violenza queste corna. Adesso passano qua nella nostra via, tra le altre cose. Yeah. E io faccio lo sgambetto al tamburatore. Gira la telecamera che adesso facciamo un massacro. Sì, adesso tu guarda. Scusateci, il bello della live è che arrivano quelli con la cornamusa. E poi questa è anche la mia suoneria, capisci? Cioè, sì, adesso scusami, faccio lo sgambetto. Sì, ma vuoi non prenderli? Vi sto odiando molto. Yeah. Vai col tamburo, 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 vai! No. Ok, passato anche il tamburo, possiamo continuare. Adesso sono senza suoni. Allora, direi basta, no? Sai che la cornamusa nel culo fa male, il melone manda all'ospedale? Ok, Luca, ma che... Vai più in là. Bene, dicevamo, allora, continua pure, scusa. Quindi c'era l'esigenza di fare tavole. L'occasione è venuta quando Andrea mi ha ricordato dell'esistenza di Cartoomix. Ma quello del pubblico, intendi? Quello del pubblico. Ma quale del pubblico? Quale sono Andrea? Tante. Non vedo. I love New York. I love New York, oh yeah. Bravo, bravo, tu mi piaci. Ok, forse Marvi voleva dire qualcosa. Sì, forse sì. In pratica Andrea mi ha ricordato dell'esistenza del Cartoomix e dopo aver rotto le scatole a te, Luca. A me? Sì, ti ho rotto le scatole, non so se ricordi. Mi rompono talmente tanto le scatole che mi dimentico chi lo fa. Ci credo. Ho deciso di venire a Cartoomix e di portare una autopubblicazione
quindi ho deciso di coinvolgere Deborah e Barbara, che ha scritto la storia che io ho illustrato, e niente, abbiamo fatto Belindu e Belai, aiuto, abbiamo combinato, mi stai non riesco più a dire il suo titolo. Adesso lo chiamo anche lei Belin. Belin, ormai è Belin, tanto ci sta bene. Belai. Abbiamo deciso di fare Belai e l'abbiamo fatto in 2 mesi, devo dire, con bene. Tutto di scuola, altri impegni e cose. E ci siamo divertite un sacco, abbiamo sclerato tantissimo, ma è stata un'esperienza bellissima. Ma senti, stai facendo una bestia mitologica mista, me e Ilaria? No, è solo Ilaria. Perché mista te? Cosa? Perché ci sono gli occhiali. Io cos'ho? È perché lei cosa? No, tu sei cieca di verso. Cioè, vabbè. Hai disegnato Ilaria e non hai disegnato me? A te avevo disegnato, ma è la barba, non mi andava a disegnare la barba. Una volta eravamo amici. Te lo faccio a Copic, Luca. Ecco, così siamo già più amici. E bene, quindi hai detto che la tua storia non l'hai scritta tu, l'ha scritta un'altra ragazza, giusto? Sì, io le ho bocciato ogni 2 per 3 la storia. Ok. Fino ad arrivare a qualcosa, il risultato che è adesso. E dov'è lo zoom? Ah, cioè, di qua, scusate. Hai messo un pochino lo zampino anche te nella storia oppure è tutto frutto del saccoccio di Barbara? No, è stata una scelta di entrambe il tema. E poi ovviamente andando poi a correggere, dando suggerimenti, c'è anche qualcosa di mio. Ecco, diciamo una cosa, siccome la storia comunque è molto breve perché sono 16 tavole, giusto? Sì. Diciamo, non è che ti posso chiedere di cosa parla la storia, perché... No, però ti posso rispondere in verità. Ah, ok, va bene. Perché... io quello che ti volevo chiedere era appunto il tema, visto che ci avevi esatto. detto... Tanto lo spoiler non è così grave, in 16 pagine no, è già finito. Però, insomma, sì. Magari uno se la vuole leggere, se dice di cosa parla, è un problema. Allora, la storia tratta di un amore adolescenziale, perché con Barbara adoriamo gli shoujo e volevamo farne uno. Non volevamo farne uno classico, volevamo farne uno comunque all'italiana con quindi c'è la pizza? C'è la pizza? È all'italiana, no? No, però ce la volevo mettere. Mandolino? Ci poteva stare. Mafia? No, no, no. Potrebbe... E allora che cavolo di fumetto all'italiana è? Il Bunga Bunga chiedono da qua, non c'è neanche quello? I Bunga Bunga no, mi dispiace. Peccato. Perché lì l'ho censurata io a Barbara, perché si sarebbe Belai, potuto essere. Perché si chiama Belai e non Belin, perché si chiamava Belin invece sarebbe stato così. Neanche un po' di burlesque. Vabbè, scusate, cioè me ne vado. Ciao Cisi. Niente, scusa, ci vai avanti che io sono Mr. Off Topic oggi. Mi sono persa, Luca, mi hai distratto e non mi ricordo più che stavo dicendo. Il tema è uno shoujo all'italiana. È uno shoujo ambientato in Italia. Forse è questo l'italiano, mi dispiace, scusate. No, e abbiamo cercato di fare qualcosa che in cui una persona di 16 anni o anche di 20 o di 30 potesse riscontrarsi quando era adolescente. Quindi i viaggi mentali, oh mio Dio, mi ha guardato, e tutti... Ho perso la verginità perché mi ha guardato, cose esattamente, esatto. Oh mio Dio, mi ha guardato, ma allora gli piaccio. E niente, quindi il tema è questo, amore adolescenziale, però non vi aspettate uno shoujo come i soliti. Certo, ecco. Uno shoujo classico, perché diciamo... sia come... Scusa, la rete è fatta davvero bruttina? No, assolutamente no. No, guarda, l'hai migliorata di brutto. Esatto. Guarda, almeno l'hai abbassata perché è una cibi, è visto che lei è così Luca, alta. Guarda, secondo me. Guarda com'è alta. Hai capelli? No, se che sei basso. No, vengo anche... No, ti lamenti che sei alta e vengo con i tacchi. Tanto ormai peggio di così. Cavolo. Comunque, vediamo dove erano rimasti. Ah, Belai. Sì. Questo è la tua parte, perché se giriamo quella rosa, sì. C'è la parte di Deborah. La cosa divertente è che ci sono disegnati 2 culi. Sì. Beh, qualcosa più hot dovevamo perché mettere, guardi sempre no? quello. Ho capito, una copertina, c'è un culo, non è che c'è altro da guardare, eh. Bene. Ok. Vabbè. E Barbara si è occupata solo della storia o Barbara si è occupata della storia, però mi ha anche aiutato perché
sì, a fare gli sfondi e il lettering. Un po' perché barba e cintura nera e sfondi. Sì, barba e cintura nera e sfondi, e soprattutto non avremmo fatto in tempo se non mi avesse aiutato. E quella è un'altra buona motivazione. Eh sì, sì. Soprattutto sì. Bene, com'è stata questa collaborazione? È stato bellissimo, infatti vorremmo riprovarci. Che sì, esatto, riprovarci con magari un'altra storia breve. E in verità abbiamo anche una storia lunga che vorremmo realizzare insieme. E è stato molto bello perché ci sentivamo molto in uno studio di... appunto in uno studio di fumettisti dove ci si aiuta, si hanno i propri compiti e è da riprovare assolutamente. Bene, quindi è stata una bella esperienza comunque. Sì. Come collaborazione. Oh, aiuto. Okay. Cosa è successo? Era diventata rossa. No, va bene, è colpa mia. Ah, ok. Ma perché ce l'hai sempre con me? Perché io conosco meglio te di me, Clip Studio. Ah. No? No. No, il problema non è il programma, il problema è la Cintiq e la fretta. La Cintiq e la felpa? Fretta. Penna. Penna. Fretta. Fredda. Fretta. C'è la Cintiq fredda. Fretta. La deve scaldare. Thomas, alita sulla Cintiq. Vai Thomas, alita. Dopo il panino alla picagna. Dopo il panino alla picagna, vai. Era buono, secondo me. Era buono? Sì. Scusate, ero curiosa di provare. Memo live, momento di incontro culinario. Bene, parliamo un pochino del tuo stile di disegno. Sì. È molto shoujo, no? È shoujo. E direi che proprio questa ragazza è molto shoujo. Eh sì. Bene, raccontaci un po' il tuo... Anche colpa tua. A che colpa mia, tu sì. Dici? L'ha portata nel lato oscuro del manga, lo shoujo. Bene, raccontaci un po' il tuo percorso di disegno, nel senso tu hai iniziato magari con uno stile un pochino più vicino a un artista e poi ti sei formato un pochino più eccetera eccetera. Sì, allora iniziato perché copiavo mia cugina che disegnava circa in stile manga e ho iniziato con lei, poi ho incominciato a vedere piccoli problemi di cuore quando lo davano su Italia 1, mi sono innamorata. Una mia amica mi ha portato in fumetteria e da lì è stata la fine. E... Ginta! Piccoli sì, problemi no, di cuore. Sì, Ginta? Ginta no, cioè è un cretino. Come no? Ginta. Che potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale, ragazzi. No. E... quindi ho incominciato copiando un po' Wataru Yoshizumi, che è l'autrice di Marmalade Boy, Piccoli problemi di cuore. Poi è andata avanti con Arina Tanemura, con cui è stato proprio amore. Il mio stile ha preso tanto da lei, devo dire. Magari non tanto adesso, ma prima che facevo degli occhi molto più grandi e i capelli molto più alla Tanemura. Molto pieni di linee. Sì, esatto. Tante tante linee. Esattamente. Scusate, sto cercando. Volevo fare il chiaro dei capelli, ma non mi ritrovo con lo scegliere i colori in questo modo. Ok, prendete un pochino di tempo per pensarci allora. Ecco, qua ci possiamo accontentare. Perché noi qua abbiamo ospiti professionali, se non gli metti in mano le loro strumentazioni si perdono. No, la mia fa schifo, solo che non riesco a vedere che cavolo di colore prendo. Sì, sei diventata roscia. Oh, sono roscia. Come eri una volta. Ti ricorda ancora quando eri giovane? Quando ero giovane e con la criniera roscia. Pensa a me, la gente mi disegna ancora con i capelli tutti neri. Non li ho mai avuti neri. Bei tempi. Quando eri la mia insegnante. No, oh, è vero. Che Ilaria, l'insegnante di tutti. Vai. No, non direi la nave. Sì, dai, è un po' la nave scuola. Ma cioè, siete veramente delle persone orribili. E volgari e orribili. Volgari, addirittura. E orribili. Che ma esagerato. Perché con le chat, con le live, quando ci sono io, si scade sempre sul volgare. Io non è l'ho vero, capito. Ma guarda, ma anche hai la volgarità infettiva, te, in sita. Sì. Sei portatrice sana di volgarità. Ma mi fa piacere, insomma. Sì.
Bene, okay. E adesso invece a chi ti ispiri un pochino? Hai detto sei passata dalla Watase alla Tanemura? Lo vuoi dire tu, Ilaria, tanto come se non lo sapessi. Noi siamo, ti ricordo, le fan ufficiali. Sì, io sono innamorata persa di della Saki Sakaio, l'autrice di Strobadge e di Ecco, diciamo, cosa ti piace particolarmente di questa autrice? Allora, facciamogli un po' di pubblicità. La cosa che io amo di lei è il suo modo di raccontare, perché sebbene le storie si basino su banalità, cioè non è uno shoujo particolare, le storie sono sempre quelle, però in qualche modo riesce sempre a sorprenderti e a trasmetterti tutte le emozioni dei personaggi, perché tu sei lì che gioisci con loro, soffri, ridi, pianti. No, non, ancora non ho pianto, ma... Io sì. Ma ditemi una cosa che non so. Ma guarda, lo cama, perché non te ne vai e la teniamo solamente io? Un applauso a Marvi! Cos'è che ha detto? Me la sono persa. Perché non te ne vai. Au! Au, ha aggiunto anche au, no, per far capire da dove arriva. No, au non l'ho aggiunto. L'ho aggiunto io. Ah, l'ha aggiunto te. Sacco. Ah, ok. Per non tradire le sue origini certo. Regionali. Certo, perché ricordiamo Marvi è pugliese. Bene. E di Bali. Di Bali. Di Bari. No, non sono di Bari. Bene, e della Sakisaka, diciamo, prendi qualcosa, tipo ti ispiri a lei per... Allora, la cosa che più mi piace nello stile è il suo modo di vignettare, perché è spettacolare. E Ilaria, tu hai gli occhi scuri, vero? Sono castani, ok. No, li ho verdi. No. Li ho verdi, Marvin. Un verde brillante. Verdi? No, no, no. Ah. E il suo modo di retinare, l'ho già detto il modo di retinare? No, non l'hai detto. E no. Il suo modo di retinare, perché è davvero particolare. Usa dei retini che tu neanche guarderesti e li fa diventare davvero funzionali al momento, ecco. Bene, bene. E infatti se leggerete Be Life forse vi accorgerete che l'ho guardata, ecco. Ho guardato i suoi retini. Esatto. Bene. Ho guardato i suoi retini. Così scioso. Sì. Ecco, diciamo, tu ci hai detto che hai iniziato a realizzare questo, diciamo, fumetto breve. Sì. Mentre comunque frequentavi anche la Nemo, giusto? Tuttora frequento la Nemo. Ecco, come sei riuscito a gestire il tempo? Come sei riuscito a gestire il tempo nonostante tu andassi a scuola? Allora, sono stata fortunata perché ho avuto la settimana prima della scadenza di Bilai, sì, ormai Luca mi ha contagiato, gli esami, per cui ho dovuto passare un paio di settimane solo sulla Nemo. Dopodiché ho avuto una settimana intera per poter finire le tavole e retinarle, e grazie a Dio sono veloce, sono riuscita a farlo, quindi... E poi la Nemo è due volte a settimana, quindi sono riuscita a organizzarmi con i tempi e si può fare, finché sono 16 pagine si può fare. Bene. Ilaria, questi occhietti hanno dei problemi. Ma anche i miei hanno dei problemi, anche quelli originali li hanno, quindi torna tutto. È giusto qualcuno? Prego. Ti tolgo gli occhiali, no, e ci divertiamo un po'. No. Ok, allora, di che cosa possiamo parlare? Di che cosa possiamo parlare? Non lo so, di Be Life, giustamente. Di Be Life? E cosa gli chiediamo? Luca si è già stufato di parlare di Be Life. Luca non sa già più fare le domande, devo fare tutto io. Luca è andato alla questo è quello di Deborah, questo è quello di Marvi. Oh, questi fumetti che li prendi al contrario, non si capisce niente, ma come li fa? Allora, diciamo, Be Life intanto è digitale o manuale? Perché allora, adesso, diciamo, si sta aprendo, diciamo, c'è un po' la guerra tra tradizionale e digitale, ovvero quelli affezionati alla tecnica con pennino e matita e quelli invece che si stanno buttando sul digitale per motivi, diciamo, sia economici che di tempo.
Allora, devo dire che Bilai l'ho fatto, metà in tradizionale perché non riesco a prendere il colore, scusate, ecco. Metà in tradizionale perché a inchiostrare sono molto più veloce su carta, mentre la parte di retini ho usato quelli digitali perché sono più veloci, a parte il risparmio economico. Sono proprio più veloci perché li si riesce a gestire meglio. Almeno, questa è la mia esperienza. Io Certo, poi certo. non ho preferenze fra digitale e tradizionale perché mi piacciono entrambi e hanno entrambi i lati positivi e i loro lati negativi. Quindi non mi schiero da nessuna delle due parti se non dalla parte del usiamoli entrambi. Bene, bene. Sono d'accordo con te. Ok. Prego, c'è una domanda. Oh, chi sarà mai? Sempre io che rompo le scatole. Allora, innanzitutto mi fa veramente piacere vederti che sei venuta, perché ci tenevo, perché cioè, ho visto i disegni che sei in grado di fare quando eravamo a Lucca. Che non sono questi, scusate, non sono questi, Sono so fare di meglio. veramente di tutt'altro livello. E niente, e per questo ti ringrazio. Poi la mia domanda era, la tua giornata tipo, com'è più o meno? Da quando ti svegli a quando vai a dormire? Mi spiego. Perché può essere una domanda. Esatto. Abbiamo chiesto più o meno a tutte quante come passa la giornata quando bisogna fare un disegno. Quindi Ah, quanto ok. dormi, se mangi, se non mangi, cosa fai? Allora, può capitare che io mi scordi di mangiare se sono molto presa dal disegno, ma tendenzialmente cerco di mangiare perché sono golosa e mangiare mi piace. Dipende se ho delle scadenze o no. Se ho delle scadenze ci passo tutta la giornata e magari mangio mentre sto disegnando. Mi sveglio quando mi sveglio perché non riesco a svegliarmi a orari decenti e vado avanti ad oltranza. Faccio anche le 4 di notte fino a che non finisco di disegnare, anche le 5, le 7. Se no, una giornata tipo vado alla Nemo, disegno lì, torno a casa e mi rimetto a disegnare. È una vita sociale molto intensa, come Luca ogni volta ci tiene a ricordare. Sì, sei un hikikomori come tutti gli altri. Una cosa? Hikikomori, Non so cosa quelli significa. che non escono di casa. Sono costretta ad uscire di casa 2 volte a settimana. Oh, che bello. Costretto da cosa? Dalla Nemo. Ah, Però si infila in uno scafandro ok. che cerca di tenere lontani tutti quanti. Cerco di tenere lontana la luce, sia mai dovessi abbronzarmi. Assolutamente, anch'io sono d'accordo Bene. con te, lo faccio pure io. Poi scusa, il sole fa male, perché dover prendere il Invecchia. sole? E non capisco per quale motivo metto un cappellino se non c'è il sole. Fa freddo? Fa No, vuoi sapere freddo. perché ho il cappello? Perché sono andata dal parrucchiere, mi ha tagliato i capelli troppo corti, mi fanno cagare Ma e sono quindi così metto il carini, cappello. sono davvero. La verità, È la verità, la scusate queste verità. cose interessanti Questi molto. maledetti parrucchieri. Allora, apriamo una petizione qui a Memo Live contro i parrucchieri. Sì, secondo me Quelli romani soprattutto. Ah sì, quelli romani sono i peggiori. Dei sono persone cattive, sono dei cavalli. È cavalli? una citazione di. I cavalli sono persone cattive. Sono persone orribili. Non lo so, pensavo arrivassi lì dal parrucchiere e ti facesse una roba del Una genere. roba orribile. Bene, allora, ricordiamo che tu sei qui tutti i 3 giorni di fiera, Sì. che sei nella Self Comics, cioè quindi nell'area self degli autoprodotti. Esatto, con Bilai. Bene, e sei lì non solo a firmare il tuo fumetto, ma anche a fare commissioni, vero? Sì, volendo sì. Se volete delle commissioni, sono lì a Sei farle. disponibile. Sganciate la grana e vedete il disegno. Certo, se vi piace Forse, come se no vi Forse. frego. No, sto Vi scherzando. frego i soldi e scappo. Certo. Ok. Ok, come ti sei trovata per adesso? Cioè, chiaramente è il secondo giorno, quindi diciamo hai avuto ancora poco riscontro dal pubblico. Però come ti sei Ma trovata? guarda che questa giornata è stata molto più attiva e interessante di ieri. Cioè, sono venute davvero tante Ecco, persone. raccontacelo un pochino, cioè come l'hai vissuta.
il fatto di vendere il tuo fumetto direttamente al pubblico? Ah, più che vendere il fumetto, è bellissimo quando vengono le persone che ti seguono dalla pagina, perché li vedi, ti guardano e hanno lo sguardo pieno di amore ed è una cosa bellissima. Sono meravigliosi. Cioè. Neanche mia madre mi guarda così. No, davvero, neanche mia madre mi guarda così. Allora, proprio calcinerini la mia. Cioè, stanno lì e ti osservano e ti guardano e li vedi, sono dolcissimi. E poi ci sono anche quelli che dicono, ma è lei? È lei? O sono quelli che arrivano e fanno, ma io ti ho visto disegnare, sei bravissima, e indicano il disegno di H e quindi stanno parlando di lei. No, veramente sono l'altra. No, guarda, scusa, non sono io, ma... Sì, guarda, Rossana succede in continuazione con il mio book davanti, lei lì che disegna. La scambiano per te? No, pensavo, ma sei mega, mi sarei offesa. E lei lo guarda e dice, no, a vedere le dimensioni sono mini, più che mega, però... Che battuta, vabbè, che battuta triste, veramente. Di qua era sì, ok. Ok, intanto tu ci stai facendo un cibi, ti piace vincere facile, Sì, sì. Sì, lo volevo finire, però sono molto delusa da quello che sta uscendo fuori, scusate. Ma no. Io sono molto deluso dal soggetto che hai scelto. Io sono molto contenta. Non si può guardare il soggetto. È tutta gelosia la tua, Luca. Perché non ce l'hai per te, effettivamente sì. Lo vorrei anch'io. No, perché Marvi vuole più bene a me che a te. Ne dubito. Io e lei vogliamo Marvi, conquistare il mondo insieme. A chi vuoi più bene? Al babbo o alla mamma? Io me ne vado. Ricordati con chi vuoi conquistare il mondo. Marvi! No, effettivamente le... Ma non siete equiparabili, perché con Ilaria è la mia compagna di shoujo con cui ci confrontiamo una volta finite i capitoli. Ecco. Mentre Luca è il compagno di dominazione del mondo. Il compagno di ego. Esatto. Oh, ci carichiamo a vicenda. Siamo fighissimi, siamo veramente dei mostri, vai. Quando abbiamo vinto il concorso della Favini ci siamo chiamati. Oh, siamo fighi, siamo dei mostri. No, è stato bellissimo. Perché appena ricevuta le mail di conferma io ho pensato, ok, lo devo scrivere a Luca. E anche tu mi hai scritto quasi subito. È stato, ma Favini, e io, hai vinto? E lui, non lo so, tu... Sono bellissimo, vabbè, scusate, questi scambi. E poi vabbè, partita, siamo dei fighi, sì, spacchiamo sì. Tutto. Sì. Le chat fra me e Luca non dovranno mai essere rese pubbliche. In questo momento è arrivato mio padre. Salve. Lo potete vedere, è uguale a me. È vero. E tua moglie? Ce la siamo giocata? Tua moglie ti sta facendo un servizio fotografico. Ottimo, ottimo, ci siamo persi la moglie. Ah! Oh, cavolo. Perfetto, sono un po' emozionato adesso perché sono arrivati loro. Oh mio Dio, Luca è emozionato. No, sto scherzando. No, allora. Sì, parliamo di Belai. Come? Sì, dimmi tutto. Parliamo di Belai, intanto mi scrivono, no, scusate, chat dalla, prima di parlare dalla di Belai, Svizzera. Vorrei dire che tua mamma ha chiesto cosa ci fai con la gonna. Non è una gonna, mamma! Grandissima! Mamma, è registrato! Oh. Grazie! Ecco, e una volta vieni in fiera e hai rovinato tutto quell'aura di figume che c'avevo intorno, sì, vabbè! Sì, Luca, certo! L'aura di figume! Ok, vabbè, genitori a parte, continuiamo con... Certo, con la nostra ospite! Con la nostra ospite! Bene! Che tanto tra un po' la facciamo fuori e via! Okay. Evviva! Ma nel senso mi fai fuori... Non mi sì, fai sì, fuori, fisicamente! Cioè. Ok, no, parlavamo di quanto eravamo fighi io e Marvi. No, Marvi. No, non scherza, ma... Sì, no, non scherzo, effettivamente non scherzo. Però abbiamo già parlato una volta, ma volevo registrarti, chiedertelo in maniera registrata. Sì? Parlaci del Giappone. Ah, va bene. Visto che tu sei andato in Giappone, hai studiato, ma soprattutto hai avuto una pubblicazione amatoriale, amatoriale tra virgolette, in Giappone. Sì, il Giappone è stata un'esperienza fuori dal normale, nel senso che io comunque non sono una che non viaggia, ma il Giappone è un posto a sé, è proprio da vedere secondo me. E, l'esperienza con la scuola è stata bella perché
siamo potute venire in contatto con professori che fanno manga da 40-50 anni, non lo so, e sembrano comunque tutti trentenni, cioè i giapponesi sono spettacolari, non invecchiano. No, hanno uno scatto, cioè sono giovani, no, sono giovani, vanno 60 anni poi diventano delle... Ma le donne, non gli uomini. No, gli uomini diventano tipo dei panda, diventano tutti tondi, un po' così. E quindi sono carini, ti viene voglia di prendere delle guanciotte i vecchietti uomini, no? No, in realtà gli uomini di solito sono secchissimi e le donne invece sono belle paffutelle. È vero. Sì, io pensavo all'imperatore, però lui è effettivamente l'imperatore, mangia un sacco, sì, quindi effetto. Rimane più pandoso. Più pandoso. Assolutamente. Bene. La pubblicazione amatoriale è stata... Ecco, parlaci, che quella è roba figa, quindi diciamola che sei, che sei figa, dai. In verità è una cosa... no. È una cosa che... un po' ci soffro, perché sono stata contentissima, ma è stato in un periodo in cui non sono stata bene. E quindi le tavole le ho fatte, ma non mi piacciono al 100%, mentre quelle... Ho dovuto rifare le tavole che avevo fatto sulla pubblicazione di Marupen per l'Accademia Europea di Manga, le ho dovute rifare per il Giappone. Quindi ho dovuto girare la lettura tendenzialmente. Esattamente. Di tutto il fumetto. Ma ho dovuto anche cambiare alcune cose. E il cambiamento, secondo me, non ha giovato tantissimo alle tavole. Quindi un pochino ci soffro a pensarci, perché sono stata pubblicata in Giappone, ci sono lì le mie tavole e io non ne sono contenta al 100%. Voi magari vi direte chi è disegnatore che sentite felice delle proprie tavole, però ogni tanto capita. Speravo in questo momento, in quel caso... Però è giusto quando uno riconosce anche gli errori che sa di aver fatto, ci mancherebbe. Sì. E vabbè, comunque no, sono stata contentissima quando me l'hanno detto... È stato simil Favini, ero... Beh, forse anche un po' di più, credo. È un riconoscimento comunque importante. Cioè, tu fai disegno giapponese e i giapponesi hanno riconosciuto che il tuo disegno è a buon livello. Sì, no, sì. Sì o no? Sì. Allora, no, è stato bellissimo. Sì, no? Me l'hanno riconosciuto e sono felicissima di questo. Okay. E quando stavo lì a lezione anche incontravamo gente che non erano i nostri professori. Ho ricevuto tantissimi complimenti e io gongolavo come una pazza. Ci credo, vai. Anch'io. Ed era tipo, oh mio Dio, mi stanno facendo i complimenti. Sì, e sì. Infatti, devo dire, spinta dall'esperienza di settembre, vorrei tornarci e fare un'esperienza di andare a proporre qualcosa, anche per sentire cosa dice una persona che non mi deve fare i complimenti perché gli sono davanti, ma mi può dire anche se faccio schifo o no. Sì, ma anche perché comunque hai avuto degli scontri con gli insegnanti giapponesi che loro ti hanno detto vai a farti un giro dagli editori. Sì. Quindi diciamo che è una soddisfazione. Adesso fai la modesta. Adesso sono in imbarazzo. E infatti, sono qua apposta per metterti in imbarazzo io. No, vabbè, dai, io non sono sempre con il lagamillo come te. Va tranquilla. Sì, no, ci sono stati anche riscontri da parte dei professori e è stato bello. È stato bello anche quando abbiamo parlato con gli studenti giapponesi, perché gli abbiamo chiesto se sono curiosi di leggere cose fatte da italiani. E lo sono curiosi, vogliono leggere cose nostre e non come gli italiani che magari dicono no, ma non è giapponese, non è manga. Per loro non esiste il fatto che non è manga, esiste se è fatto bene o se non è fatto bene. E sono pronti e aperti e molto curiosi di leggere qualcosa di un'altra cultura che non è la loro. Come noi siamo curiosi di leggere le loro cose perché sono di una cultura completamente diversa. Quindi se facciamo un bel manga su un pizzaiolo che suona il mandolino, sono tutti Luca, nostri. Io direi che possiamo organizzarci per il Comic Con di agosto e provare a portare pizza e mandolino. Pizza e mandolino, okay. Lo chiamiamo proprio così. Pizza e mandolino. È bellissimo. E andiamo nella zona hentai, perché c'è doppio senso nella pizza del mandolino, no? No. Se c'è un mandolino, vabbè. C'è una domanda, basta, c'è una domanda. Mi ha censurato. Ah, non c'è una domanda? Puoi fare una domanda? Dai, fai una domanda così. Per favore. Non hai domande. È già giocata la sua.
Vabbè, che com'è la tua giornata tipo? Visto che l'ho già chiesta. Raga, io non faccio molto della mia vita, disegno. Cioè, la cosa è triste, ma o vado a scuola o disegno. Giusto ultimamente un minimo di vita sociale, ma insomma. Tutti i disegnatori che dicono il contrario stanno mentendo. O disegnano male. sono due cose. Ok. D'altronde, per arrivare a un certo livello, che non è questo, ripeto, io disegno meglio di così. No. ci vuole sacrificio, cioè, come tutte le cose, per arrivare a determinati livelli uno deve decidere di fare o una cosa o l'altra. Quanti anni è che studi? 8? No, 7. Che hai cominciato 7, a dire voglio fare fumetti e quindi voglio disegnare. Da quando ho incominciato? A 18 anni ho deciso che volevo fare fumetto come professione. E adesso quanti ne hai? 22. Quanto è giovane? Boh, per lei. Luca, io ho ancora tanti anni davanti. Guarda come si liscia il cappello. Si liscia le treccine del cappello inguardabile, allucinante. Bene, io volevo sapere un'altra cosa invece, perché so che tu sì, vuoi fare manga, però non disdegni anche altri, diciamo, stili, giusto? Certo, sì, è giusto. Allora, prima di fare l'anemo io facevo solo manga ed ero molto indecisa se farla o no, perché temevo di poter perdere il mio stile, di non avere più, di perdermi nella quantità di stili. E invece ho iniziato l'anemo venendo a contatto con tanti, scusate, io ho finito con questo cibi terrificante. Fai lo sfondo. Ah, faccio lo sfondo, va bene. In prospettiva, voglio una prospettiva, la tua Eiffel. In prospettiva. Ah, vuoi la Torre Eiffel? Cosa ti faccia? Evitiamo. Che stavo dicendo? Che venendo a contatto con la Nemo, che organizza tanti workshop con professionisti di Disney, Pixar, DreamWorks, gente fighissima che tu la guardi e piangi. La guardi e piangi. Sì, la guardi e piangi. Tu guardi i loro lavori e piangi perché sono talmente bravi che vuoi essere come loro. E da un lato ti senti una cacchetta in confronto, ma danno anche tanta voglia di fare. E loro non sono fossilizzati sul loro stile, ne hanno tanti perché il mercato in cui lavorano ne richiedono tanti. E quindi mi hanno dato anche la forza e la voglia di provare cose nuove, sperimentare, provare con uno stile più Disney, uno stile più cartoon, da Cartoon Network a l'iperrealistico, perché ultimamente ho dovuto fare anche quello, a non lo so, quello stile Pixar. Devo dire che quello mi piace tanto, mi ci sono trovata bene e non pensavo. E io invito tutti a fare, a provare, a sperimentare, anche perché poi dal provare stili nuovi si riesce a mettere qualcosa di nuovo anche nel proprio, ecco, sì. E renderlo più personale, si imparano tante cose. Sì, mi sembra un buon consiglio, cioè di non fossilizzarsi solo sul manga, perché cioè, a tutti quelli che siamo qua penso piaccia il manga, però non è detto che se il manga è bello un'altra cosa deve far per forza schifo. Infatti. Giustamente. Allora, prego. Attenzione, Andrea ha preso in mano il microfono. Vai Andrea, dici tutto. Allora, sempre parlando della Disney. Sì. Hai un personaggio che ti piace disegnare di più, un personaggio preferito? Allora, io ultimamente ero entrata in fissa con Big Hero e la coppia di Tadashi e Honey Lemon, che non esiste, ma... Nella tua testa, sì. Ship, cioè, totale. Li scippo in maniera violenta. Ma è colpa delle fan art che erano talmente belle, sì. Che è un po' come io non sono pervertita, è colpa dei porno che mi fanno pervertita. Perché Luca, stai facendo un cambio di sesso, cose simili? Io sì, sempre, okay. Un pochino. Non vedi i vestiti? Mi vesto così perché così non è più facile saltare da un sesso all'altro. Effettivamente. Allora, visto che ci sono a questo punto, faccio un'altra cosina. Ok. Cos'è che stai facendo ancora? Aggiungi? Sì, aggiungo. Un attimo. Faccio veloce. Fa veloce. Guarda, va tranquilla che tu hai ancora un circa 10 minuti. Ah, ok, ce la facciamo allora.
sta disegnando me in qualche maniera allucinante, tipo un cane, una marmotta. Sì, sì. Io non ci vedo, però ok. Perché mi guardi? Mi hai dato un'idea, io non pensavo, io pensavo di farti in cibi minuscolo, però potrei farti versione gatto di Bilai. Perché in effetti le forme sono un po' quelle, no? Hai presente la forma chiedete... dell'India? Hai presente la forma del gatto di Bilai? Sì. No, perché non l'hai letto. Sì, che l'ho letto. Non ho avuto tempo, scusatemi, ho dovuto leggere gli altri. No, non è vero, non sono così, io non ho la macchia sull'occhio. Ah no, stavo cancellando, ok. Adesso rimediamo. Ecco. Bene. Quindi adesso stanno aggiungendo anche me dentro in questo disegno. Sì. Fantastico. Sì, 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 in effetti sì. Bene, alla Nemo hai detto sei venuto a contatto con molti autori bravissimi, per esempio di Pixar, Disney Pixar, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche degli autori italiani, anche giovani in erba, oppure anche ormai professionisti da molti anni che segui? Io cerco di seguire tutti quelli con cui vengo a contatto e mi colpiscono. Non riesco ad acquistare tutti i volumi, ma piano piano ce la sto facendo. E sì, cioè sì. Allora seguo voi due, lo sapete perché perché noi siamo bravissimi. In aria sì, tu Luca. Sto scherzando. Adesso giusto così, ricordiamo che dei due ha vinto Favini. Il mongolino d'oro. Favini. Luca ha vinto il mongolino d'oro. Complimenti. Non ha vinto. Complimenti Luca. Sei il vincitore anche quest'anno del mongolino d'oro. Luca, quanto sei? Sì, sono bastardo. Sì, esatto. Grazie. Allora, se seguo i ragazzi di Manga Senpai, sì. Li seguo tutti. Non ho tutti i volumi, però ho letto i capitoli zero di quasi tutti e ho acquistato diversi degli ebook. E devo dire che adesso sto aspettando di leggere stasera, quando torno a casa forse, il primo volume di Alec Cook. Poi seguo alcuni di Shockdom, ma un pochino meno, ma voglio recuperare. E seguo molti webcomic. Sto pensando qual è quello che preferisco di webcomic. Scusate, ho il vuoto adesso. Ah sì, Adex mi piace tantissimo, cioè sono spettacolari. Di Ilaria Catalani e Silvia Fidei. Sì, grazie. Prego. Se me ne pronunciate uno probabilmente l'ho letto, non ne sono sicura, ma probabilmente lo conosco. Okay. E lo leggo e lo seguo. Quindi sei un'appassionata anche lettrice di autori italiani, di giovani autori italiani. Sì, anche perché sono dell'idea che... Ah no, Luca è più grosso tu. Non sto scherzando Luca, solo per prenderti in giro. Mi stai antipatica. Sì, lo so. Cerco, penso che insomma ci si debba anche sostenere fra di noi, siamo tutti agli inizi e ci sta di seguirci. Scusa, non riesco a guardarti momentaneamente, ok, vai, dimmi pure. Non riesco a guardarti? Sì, mi dà fastidio la luce. Pensavo fosse il cappello. No Luca, scusa, io ti cancello perché non ce la posso fare. Cioè. Luca ti cancello. Sì, è certo. Una delle cose più belle che mi abbia mai detto una ragazza. Luca ti cancello. Io non ce la potevo fare. Scusa. E non è la prima che te lo dice. Ah sì? Mi hai cancellato anche te? Ma sto usando Manga Studio, vero? Sì. Sì, stai usando Manga Studio, perché? Bene. E niente, perché così... Ah, andiamo con i materiali proprio. Sì, esatto. Sta facendo i virtuosismi con Manga Studio, eh. Non in tanti arrivano fino ai materiali. Perché ho fatto un CV orribile, solo che non ho idea di dove tu abbia la roba, Luca. No, ma io non, la roba non ce l'ho lì dentro, scusami. Questa qua è la versione light, perché quella bella è sul computer di casa. Si tiene il meglio per sé, Luca. Esatto. No, va bene, basta saperlo. Io non penso che uno in un'ora arriva a mettermi i materiali, dai. O usare la ink pen, per esempio. O la ink pen, che cavolo.
okay. Bene, allora Marvi, hai ancora 5 minuti, dopodiché ti cacciamo nel tuo stand a vendere, se no non torni a casa perché sì, non hai soldi per pagarti il treno. Intanto ah no, ce l'ho gratis, faccio da pendolare Roma-Firenze, i viaggi quelli extra me li riesco a fare gratis con i punti carta freccia. Sopra. Ma va a famba. Dici un pochino qualcosa del tuo futuro, nel senso, cosa... i punti. Cosa stai diventando da grande? Vuoi sfanculare il fumetto? Vuoi continuare a fare fumetto? Io vorrei continuare a fare fumetto, pubblicare con Lauro Manga Edizioni, farne tanti altri e essere letta, perché insomma fare fumetto ma poi non essere letta, scusa? È un po' triste. Letta. Ah, che okay, qualcuno okay se lo compri, letta. Ecco. Avevo capito. Anche perché sennò cioè, mi sentirei un po' triste. Io ti leggerò sempre, Marvin. Grazie, Ila. Io più tardi, ma lo ti leggerò sempre. Più tardi. Grazie, Luca. Gli ha tolto la parrucca, attenzione. In verità Ilaria ha una parrucca e voi non lo sapete. Sì, ragazzi. Ah, sì? Sì. Ah! Comunque. Scusa, l'ho svelato, mi dispiace. Scusate, sono calma. Vorresti buttarti anche in altri campi? Allora, per io vorrei esempio riuscire. In verità... io adoro l'Italia ma mi piace viaggiare, quindi vorrei riuscire a trasferirmi anche in altri posti e quella che punto di più è l'America. Quindi mi piacerebbe lavorare sia come fumettista per l'Italia, per dove mi prendono, che per riuscire magari a entrare in qualche casa per videogiochi, applicazioni o animazione, fare la storyboard artist, insomma ci sono tante carriere che uno può intraprendere e cui magari non si pensa perché si pensa solo fumetto, e invece vorrei riuscire a fare tutto, provare tutto e poi... Vuoi essere eclettica, via. Sì, anche perché sennò penso che facendo solo una cosa finisci per annoiarti. Sì, giusto. Invece tu vuoi una vita avventurosa. Voglio una vita spericolata davanti al mio PC. Esatto, tu e il tuo PC. Esatto. Due pazzi scatenati. Sì. Bene. Benissimo. Io direi che possiamo ringraziare Marvi. Sì, possiamo, come dicevo prima, mandarla via. Ok. Sì. Luca, se tu vuoi mettere questo coso in pagina, prima me lo mandi, io lo sistemo e poi lo metti in pagina. E contaci, Marvi. No. Fidati di noi. Pagina così. Ti pregherò il cellulare e lo cancellerò. Va bene. Bene, ringraziamo Marvi per essere stato con noi. Grazie a voi di avermi ascoltato. E vi ricordiamo che il suo fumetto Be Live potete trovarlo qui. Al 28. Giù di qua. 28, al tavolo 28. 28. Sì, 28. Tavolo 28. Ci sono io, c'è cioè H. Facciamo commissioni, esatto, e vendiamo fumetti. Se vi piace seguitela su tutti i suoi social network che sì, è molto sociale anche Marvi. Sì, ho anche Instagram, non so se voi ce l'avete ma ecco, posto anche lì. Ecco. Marvi Manzoni. Perfetto. Grazie Marvi. Grazie a voi. Ciao ciao. Scusa. Grazie, scusate. Perché finisco per scusa. Scusatemi per esistere, no?